Noi ringraziamo Rocchetta, Miss Italia, beve tutti i giorni l'acqua oligominerale Rocchetta perché è leggera, stimola la diosi e aiuta a eliminare scorie e liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Martina viene da Fossano, provincia di Cuneo, e ha 17 anni. Martina Rostagno, la concorrente numero 1. Corrente numero 2, Asia Unia. Asia Unia ha 18 anni e viene da Genova. Rocchetta, acqua della salute e della bellezza, è l'acqua di Miss Italia. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori. Passerella la concorrente numero 2, Asia Unia, ha 18 anni e viene da Genova. Concorrente numero 3, Irene Mauro, 26 anni, da Genova. Grazie a Miluna, i gioielli dell'amore, oro, perle, diamanti, gemme e argento, per raccontare il sogno d'amore di ogni donna. In passerella per la giuria che prende i suoi appunti, la concorrente numero 3, Irene Mauro, 26 anni, di Genova. Tutte le ragazze indossano il body istituzionale di questa serata, che è Miluna, il gioiello di Miss Italia, e può essere anche il gioiello di tutte le donne. Fermati un attimo lì per cortesia, e questo lo farete tutte ragazze, ti giri anche verso il pubblico di qua per favore, Irene, grazie. Ragazze, vi dovete girare anche verso il pubblico dall'altra parte della giuria per cortesia, tutte. Concorrente numero 4, Eleonora Buggero, 20 anni, di Vado Ligure. Miluna dal 1997 è sponsor di Miss Italia e crea la corona adornata di diamanti che anche quest'anno splenderà su Miss Italia 2017. Visitate il sito www.miluna.it e seguiteci nella pagina Facebook per scoprire e scegliere i vostri gioielli Miluna. In passerella la concorrente numero 4, Eleonora Buggero, 20 anni, di Vado Ligure. Concorrente numero 5, Samantha Congiu, 20 anni, di Genova. E questa sera in rappresentanza di Miluna abbiamo la signora Piergianna De Rossi della gioielleria Delfino, che si trova nel corso in Corso Italia 116 a Savona. In passerella per la giuria che prende i suoi appunti, la concorrente numero 5, Samantha Congiu, 20 anni, di Genova. E siamo alla concorrente numero 6, Ludovica Torre, 21 anni, da Genova. Grazie a Dequilibra, il leader nel settore degli integratori alimentari, con i suoi prodotti si rivolge a tutti gli individui che tengono alla propria salute e alla propria bellezza in modo naturale. I prodotti Equilibra sono in vendita nei migliori supermercati, ipermercati e negozi specializzati. Equilibra, il benessere alla portata di tutti. E in passerella per la giuria, la concorrente numero 6, Ludovica Torre, 21 anni, da Genova. È la volta della concorrente numero 7, Denise Bonazza, 17 anni, di Pogliasco, in provincia di Genova. Alpitour, leader italiano del settore turistico, riconosciuto nel 2015 come miglior tour operator italiano. Alpitour raccoglie nella sua offerta centinaia di destinazioni e molteplici soluzioni di vacanze organizzate e pensate per tutti gli italiani. Denise, vai ancora davanti alla giuria, per favore, sì, e poi ti giri anche verso il pubblico di là. In passerella per la giuria che sta prendendo i suoi voti, Denise Bonazza, 17 anni, di Bogliasco. Concorrente numero 8, Deborah Barbatano, ha 18 anni e viene dalla Spezia. Alpitour rappresenta la più importante poliedrica realtà turistica italiana. Questa sera in rappresentanza abbiamo Fabio Maddalena dell'agenzia di viaggi Zigutat SM Viaggi, che si trova in Corso Italia 60 Rosso a Savona.
E intanto in passerella c'è la concorrente numero 8, Deborah Barbatano, 18 anni, di La Spezia, per la giuria che prende i suoi appunti. Deborah, anche tu vai là e ti giri verso il pubblico di qua, per cortesia, grazie. Dovete farlo tutti, ragazzi, c'è il pubblico anche alle spalle. Concorrente numero 9, Nicole Visca, 24 anni, di Finale Ligure. Un grazie a Tricologica, un prodotto scientificamente dimostrato, basato sull'innovativa tecnologia per avere capelli più luminosi, più belli e più sani. Ogni donna con Tricologica si sente una miss. In passerella alla concorrente numero 9, Nicole Visca, 24 anni, da Finale Ligure. E noi siamo a Vado Ligure, ai Giardini del Mare, Cristoforo Colombo, dove questa sera sarà assegnata la fascia di Miss Miluna. Quinta selezione regionale Ligure del concorso nazionale Miss Italia. Concorrente numero 10, Elisa Mazzucchelli. Ha 25 anni e viene da Genova. E le acconciature di questa sera sono state effettuate dal gruppo Parrucchieri. Nuove immagini di Martinetti Valeria, via Cristoforo Colombo 35, Rosso Noli, provincia di Savona. Hanno lavorato Rossana e Valeria. E ringraziamo SM Acconciatura Estetica di Magaraggio Antonella, che si trova in via Pia 32 a Savona. E stasera hanno lavorato per noi Clara e Antonella, quale va anche il nostro grande applauso. E in passerella intanto Elisa Mazzucchelli, 25 anni, da Genova. Concorrente numero 11, Alessia Basilisco, 18 anni, da Genova. Dermal Institute permette a tutte le donne di prendersi cura del proprio corpo con trattamenti non invasivi che coniugano bellezza e benessere, e non solo. Passerella con la giuria che continua a prendere i suoi punti, la concorrente numero 11, Alessia Basilisco, 18 anni, da Genova. Concorrente numero 12, Marta Baldassarre, 19 anni, da Genova. Che valorizza la bellezza anche delle loro mani. Tricologica e Dermal Institute conferiscono uno splendido total look ad ogni donna. E in passerella la concorrente numero 12, Marta Barbassarre, 19 anni, e viene da Genova. Siamo alla concorrente numero 13, Linda Bario, ha 18 anni e viene da Cogoleto. Ringraziamo Joseph Rinkoff, il marchio della moda femminile, che offre uno stile unico, ormai riconoscibile a livello internazionale e attento alle esigenze delle donne d'oggi, con abiti da giorno e da sera, capi singoli e casual, assolutamente glamour e trasversali. In passerella per la giovane che continua a prendere su appunto la concorrente numero 13, Linda Bario, 18 anni, da Cogoleto. Concorrente numero 14, Jessica Pettiti, 21 anni, da Cuneo. Joseph Ribkoff, la gioia di indossare gli abiti di uno dei più prestigiosi marchi della moda femminile. In passerella per la gioia di prendere i suoi punti, la concorrente numero 14, Jessica Pettiti, a 21 anni, di Cuneo. E intanto prego anche ai miei fotografi se possono farmi anche delle foto al pubblico, anche da supportato, Alberto, se vuoi. Sali, che sei un po' cugini con Tonino magari, e ci metti un minino. Siamo alla concorrente numero 15, André Vecchio, 17 anni, di Savona.
Interflora, bellezza, eleganza, raffinatezza. Il regalo giusto è Interflora. Chi meglio di Interflora può suscitare queste emozioni? Da più di 100 anni Interflora è il leader assoluto per la consegna in giornata di fiori in tutto il mondo. Andrea il Pareo. In passerella per la giuria che prende i suoi appunti, la concorrente numero 15, André Vecchio, 17 anni, da Savona. Concorrente numero 16, Alice Bruccoleri, 22 anni, da Genova. Volete festeggiare un anniversario, una nascita, un compleanno o una nuova amicizia? Regalare i fiori con Interflora è semplice, basta telefonare al numero 800-63-88-96. Intanto in passerella c'è la concorrente numero 16, cara la mia amica Sabrina, Alice Bruccoleri, 22 anni, di Genova, per la giuria che deve continuare a prendere i suoi appunti. Potete andare sul sito interflora.it o scaricare l'app per smartphone. Andiamoci tutti allora, Interflora. Il fiore di Miss Italia. Oppure possiamo arricchirci anche uno dei 1800 fioristi sul territorio italiano. Ne vogliamo parlare? Concorrente numero 17, Glenda Fontana, 18 anni, di Nuovo Pavia. Academy. Vi parliamo ora dello sponsor tecnico che cura il make-up delle nostre miss, che seguirà il concorso fino alle finali nazionali di Jesolo. Intanto in passerella la concorrente numero 17, Glenda Fontana, a 18 anni, viene da Mede, in provincia di Pavia. Concorrente numero 18, Erika Altavilla, 21 anni, di Cogoleto. L'ente di formazione più rinomato a Roma, dove gli studenti diventano i veri protagonisti del make-up. Gli studenti operano in sinergia nei settori della moda, del cinema e della fotografia e vengono inseriti in stage altamente qualificanti, con parte del prestigio come appunto Miss Italia. In passerella Erika Altavilla, 21 anni, viene da Cogoleto. Era la concorrente numero 19, Giorgia Foresi, 26 anni, da Genova. E per chi volesse quindi intraprendere questa affascinante professione del makeup artist, può visitare il sito web www.romeroacademy.it o chiamare il numero verde 800 910 410. Romero Academy, dove il tuo talento diventa professione. In passerella la concorrente numero 19, Giorgia Foresi, ha 26 anni e viene da Genova. Tutte le ragazze indossano il body istituzionale Miluna, il gioiello di Miss Italia. Concorrente numero 20, Matilde Brignacca, 18 anni, da Genova. Miss Trucco con Fria. Entra in scena una salvietta umidificata più venduta in Italia. Ma io vorrei farmi truccare, ma non mi truccano. Non ti truccano, mi licenzio tutte. In passerella la concorrente numero 20, Matilde Brignacca, 18 anni, e viene da Genova. E siamo alla concorrente numero 21, Silvia Vendemiale, 18 anni, da Sanremo. A Miss Italia 2017 fa la sua apparizione Fria, brand principale dell'azienda Umbra Diva International, nuovo sponsor del concorso, eccellenza italiana, leader nel mercato cosmetico delle salviette umidificate, struccanti, baby, intimi, mille use e di diverse tipologie. In passerella la concorrente numero 21, Silvia Vendemiale, ha 18 anni e viene da Sanremo, in provincia di Imperia. Concorrente numero 22, Sara Mariotto, ha 18 anni e viene da Sanremo. Prodotti innovativi al top delle qualità, basati su valori importanti quali la naturalità delle materie prime, la salvaguardia dell'ambiente e l'impegno sociale rivolto alle donne. Il top della qualità per supportare un concorso al top come Miss Italia. Scoprite tutta la linea su Fria.it, Facebook e Instagram. Benvenuta Fria, ti aspetta la bellezza delle ragazze di Miss Italia. In passerella la concorrente numero 22, Sara Mariotto, ha 18 anni e anche lei viene da Sanremo. E Patrizia Merigliani vi augura buon divertimento con Miss Italia. Eh sì,
io vorrei un applauso forte, 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 forte per tutte le ragazze. Più forte, si può? E adesso le richiamiamo chiaramente tutte sul palco, perché adesso è il momento, cara la mia giuria, a cui voi dovete dare il vostro voto definitivo da 1 a 5. Quindi ecco sul palco, accolto dal vostro caloroso applauso, le 22 contendenti al titolo di Miss Milona Città di Ligure. Lei Alberto Antonino si è riuscito a farmi una foto del gruppo senza prendere mai Sabrina, se ce la fate.